Vi porto con me in viaggio nella mia amata Sicilia. Appena arrivata sono andata a trovare gli amici del rifugio di Zampa Siciliana. Ci siamo poi dirette nella meravigliosa Palermo, dove abbiamo cenato da Biosserie, un ristorante totalmente biologico. Io ho scelto un ottimo piatto di pasta alla norma. Il giorno dopo, esplorando Palermo, abbiamo incontrato il carro di Santa Rosalia, costruito per la celebrazione della Santa nel mese di luglio. Poi ci siamo concessi un piccolo aperitivo prima di andare da Cheppalle, dove possiamo trovare arancine di ogni specie, dalle vegane, vegetariane alle più classiche. La sera ho scattato alcune foto al tramonto con Paolo Reli. E la vista di una Palermo notturna è davvero spettacolare. Il giorno dopo ci aspettava un pranzo di famiglia. Chi viene dalla Sardegna, chi dalla Germania e chi come me dalla Toscana. Ed è stato meraviglioso poterci finalmente rincontrare. Dopo pranzo, immancabili dolci, come quelli con il gelo di anguria e ovviamente i cannoli. Piano piano il sole ha iniziato a tramontare. Abbiamo riso, ballato e scherzato. E ci siamo salutati con la promessa di rincontrarci il prima possibile.